Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Un anno fa ho scritto una storia, l'ho chiamata Il lupo e la farfalla, è diventato un romanzo, questo. Parla di un bambino nell'Italia del dopoguerra, un bambino che vive in un paesino di montagna insieme a suo nonno perché la madre è morta e suo padre non è ancora tornato dalla guerra. E questo è l'undicesimo capitolo, la lettera. Un giorno il bambino, tornando da scuola, entrò in casa di corsa. Si tolse l'incerata che quel giorno pioveva, era sudato, ma non sporco di inchiostro, ormai aveva imparato a usare quel benedetto calamaio. La porta era aperta, come sempre, anche la cassetta delle lettere era aperta. Il pranzo però non era pronto, non che in quella casa il pranzo fosse qualcosa di molto elaborato, polenta. Polenta pranzo e polenta cena, qualche volta con un po' di minestrone e, se proprio, proprio andava bene, zuppa d'orzo con patate e cavolo. No, c'erano delle volte in cui era ancora più fortunato e ci trovava dentro una salsiccia nella polenta. Capitava quando qualche vicino uccideva il maiale e regalava qualcosa al nonno, il vecchio capocaccia del villaggio, per rispetto e riconoscenza. Ma il piatto che al bambino piaceva di più in assoluto e il più raro era lo stufato di cervo, che il nonno cucinava sulla stufa piano, iniziando la sera prima. Diceva sempre che per cucinare bene bisogna farlo lentamente, lasciare che tutto quello che metti nella pignatta abbia il tempo di conoscersi e scambiarsi i sapori, piano piano. Il cervo era una rarità assoluta e voleva dire che per qualche giorno mangiavi proprio bene, ma la regola era un'altra: polenta e fame. Ma quel giorno sul tavolo c'erano solo una busta aperta e una lettera, e no, no, no. Il nonno non c'era, era fuori, seduto sulla sua sedia preferita, davanti all'orto, fumava la pipa, guardava fisso davanti a sé. È arrivata una lettera dalla Russia. Da papà? Come sta? Quando torna? Papà non ritorna, questo dice la lettera. E chi l'ha scritta? Una donna. Chi è? Non lo so. Dice che un giorno lei e la sua famiglia hanno preso in casa tuo padre. Era ferito grave, aveva molti problemi alle mani, ai piedi, causati dal gelo. Però era vivo. Pare di sì. E poi lo hanno curato. Ed è guarito. Non è chiaro, forse. E perché non è tornato? Stava cercando di recuperare le forze per tornare, ma poi deve essersi ammalato di nuovo e è morto. Questa donna gli aveva promesso che ci avrebbe scritto per raccontarci tutto. Gli aveva promesso che avrebbe scritto a te, perché anche se non è riuscito a tornare, non ha mai smesso di volerti bene. Silenzio e lacrime sulla faccia del bambino. Ma nonno, come faceva a volermi bene? Mi dici sempre che mi hai visto solo quando sono nato. E tu? Tu come facevi a volerti bene? Come fai? E mi hai raccontato un sacco di cose di lui, ma a lui nessuno gli ha mai raccontato niente di me. Quando un padre prende in braccio il proprio figlio una volta, tanto basta per volergli bene per sempre. Ma allora perché non mi ha scritto prima? Forse era troppo debole, o malato, forse aveva perso la memoria, era ferito grave, non lo so. Era la prima volta che il nonno non aveva risposto. Perché papà è partito per fare la guerra? Non lo aveva deciso lui. Era solo un ragazzo di poco più di 20 anni che viveva nei suoi boschi e si era innamorato di tua mamma. Poi un giorno gli è arrivata una lettera dove c'era scritto che doveva partire per la guerra. È partito e non è più tornato. Questo è successo. Nonno, papà aveva un fucile, certo, come il tuo. No. Anche il tuo fucile può fare la guerra? No. Però anche se non è un fucile da guerra, se lo punto contro un uomo, lo posso uccidere. Anch'io sono stato in guerra quando ero molto giovane. Avevo un moschetto e sono stato 2 anni a sparare contro un nemico che nemmeno riuscivo a vedere. E come facevi a sparargli se non lo vedevi? Non sparavo mai. Nemmeno quando i miei superiori volevano che io andassi all'attacco e se sparavo, sparavo verso terra, verso il cielo, mai contro il nemico. E perché?
Un giorno mi capitò di trovarmi davanti a un soldato austriaco, un nemico, come dicevano i miei comandanti, era morto. Intorno non c'era nessuno, eppure io avevo paura. Paura tu? Sì, paura. Paura. Quando sei in guerra esiste solo la paura e la voglia di scappare il più lontano possibile. Quel giorno intorno a me non c'era nessuno, mi avvicinai al corpo di quel soldato con la divisa diversa dalla mia, gli tolsi l'elmetto. Non era mio nemico, mi somigliava tantissimo, aveva la mia età, forse anche meno. Le mani da contadino come le mie, non ce l'aveva proprio la faccia di un nemico. Avremmo potuto giocare insieme a pallone, fare il bagno al fiume, non la guerra. Scavai una buca, lo seppellì, lui e il suo fucile. Gli promisi che il suo sacrificio non sarebbe stato inutile. Sbagliavo. È stato tutto inutile e così stupido. Il bambino si accorse che gli occhi del nonno si erano fatti lucidi. Perché stupida? Eravamo troppo giovani. Credevamo a tutto quello che ci raccontava, ma erano solo bugie. Tipo, che eravamo lì per difendere le nostre famiglie, i fratelli più piccoli, le fidanzate, la terra, la patria. Non era vero niente. Cos'è la patria, nonno? Tutti i posti che hai nel cuore, ovunque siano. I posti che ami e che rispetti, senza confini, senza bandiere, senza nessun desiderio di conquista. Questa è una patria, non quella che ci dicevano loro, bugiardi. Il nonno abbassò la testa. Il bambino avrebbe voluto chiedergli di nuovo perché suo papà era arrivato fino in Russia, ma rinunciò. Non lo aveva mai visto così suo nonno e non disse più nulla. Gli fece effetto però, come ripeteva la parola bugiardi. Pensò che doveva essere una cosa terribile essere un bugiardo. Poi il bambino entrò in casa, prese un po' di pane secco, un pezzo di formaggio che gli aveva regalato il prete, riempì un bicchiere di vino e portò tutto al nonno. Gli sedette accanto e in silenzio mangiarono. Camminarono nel bosco insieme al loro cane, che non poteva sapere perché quel pomeriggio c'era tanto silenzio. Ma dato che quel bastardino capiva tutto, anche lui corse meno, scodinzolò poco e non cercò di mordicchiare il bambino o coinvolgerlo nei suoi giochi. Non era un giorno adatto per giocare. Tornarono a casa prima del tramonto. Il bambino pensò che quella notte, se si fosse svegliato, avrebbe di sicuro sentito suo nonno parlare con la persona segreta che lui non riusciva a scoprire chi era. Però lui lo sapeva, che quando nonno era triste, la notte, parlava con quella persona. Da sotto il cuscino tirò fuori una foto di quelle un po' sfocate e ingiallite. C'era un giovanotto bello, alto, sorridente, in divisa, in braccio.